Posso darti un consiglio? Vai fuori a giocare. Allora, prima fai matematica, eh sì, è la più difficile, hai il cervello riposato. Poi fai storia, dopo fai inglese. Ascolti i miei consigli, io ci sono già passata. Tu non ti preoccupare, appena vedo mia figlia le spiego quello che deve dire all'insegnante. Scusa, ma nella valigia cosa ci metti? Adesso ti consiglio io quello che devi metterci. Oh, sai cosa devi fare col tuo amico? Ora ti dico quello che gli devi dire. Evviva, noi mamme siamo le regine dei consigli, mi ci metto di mezzo anch'io perché l'ho fatto tante volte. Tu? Quanto amiamo i nostri figli, abbiamo tanta paura che commettano i nostri stessi errori, vogliamo il meglio per loro e quindi proprio elargiamo, diamo tanti consigli, no? Il risultato è che loro non ci sopportano, non sopportano i consigli. E cosa fanno? Fanno esattamente l'opposto di quello che consigliamo. Quante volte le mamme mi ripetono questa frase? Gliel'ho detto 60 volte e lui non mi ascolta. Io gliel'avevo consigliato, gliel'avevo detto e lui niente, fa sempre l'opposto. Sai qual è il più delle volte il messaggio che gli trasmetti con i tuoi consigli? Mio caro figlio, io non mi fido di te. I miei genitori non si fidano di me. Io non sono in grado di fare certe cose. Ecco perché tuo figlio non ti sopporta. Matteo, un 12enne delizioso, mi ha raccontato: appena entri in casa, mia mamma mi dice subito quello che devo fare. Come lo devo fare? Posso darti un consiglio? No, io non lo voglio i suoi consigli. So io quello che devo fare. Perché lei me lo deve dire? Informare per far del bene a tuo figlio è lecito e positivo, ma consigliare per far prevalere le tue idee è decisamente egocentrico e negativo. Che cosa posso suggerirti? Fermati, stoppati un secondo prima di dare i tuoi consigli e ascolta tuo figlio, cerca di capire cosa vuole e perché lo vuole. Cerca di capire quali sono i suoi interessi. Non è che per forza debba studiare prima matematica perché tu ritieni che sia la più difficile, quindi è meglio farla prima. No, probabilmente lui la studierà per ultima e otterrà gli stessi risultati. Oppure, se sbaglierà, recupererà, ma avrà fatto lui l'errore, non sotto il tuo consiglio. Perché dando i tuoi consigli non risolvi i suoi problemi. Cerca di essere un suo alleato, non un suo consigliere. Ma chi deve cambiare? Tuo figlio? No, devi cambiare tu. Basta un po' di allenamento, basta esercitarsi. E se non ce la fai, io ci sono. Scrivimi e ricordati, è meglio un aiuto che mille consigli. Ciao!